Arma dei Carabinieri ha celebrato oggi la festa per i 210 anni della sua fondazione. Per la provincia di Pesaro e Urbino la cerimonia si è svolta nell'anfiteatro del Parco Miralfiore, alla presenza del prefetto Emanuela Saveria Greco e dei rappresentanti delle istituzioni provinciali, civili e militari, delle autorità ecclesiastiche, parlamentari e politiche, unitamente a numerosi sindaci. Sì, abbiamo scelto questa location, il Parco Miralfiore, per dare un segno del fatto che questo posto è un posto che è sempre, diciamo, pubblicizzato molto male, e quindi abbiamo l'occasione per, invece molto bello, merita di essere sfruttato e di essere utilizzato, di essere vissuto dalla cittadinanza. Per questo abbiamo voluto fare questa cerimonia in questa location, e grazie al Comune di Pesaro siamo riusciti a poterlo sviluppare, questa idea, e poterla rendere reale. Consegnate durante la cerimonia alcune attestazioni di merito ai militari che si sono distinti nelle attività di servizio più rilevanti. La cerimonia per i 210 anni è stata anche l'occasione per fornire alcuni dati sull'attività dell'Arma riferiti al periodo maggio 2023-aprile 2024. I carabinieri del comando provinciale hanno effettuato oltre 10.000 interventi, con le pattuglie impegnate ogni giorno nel controllo del territorio. Oltre 7.000 i reati denunciati per i quali ha proceduto l'Arma, con conseguenti 158 arresti e 1.995 denunce. Le pattuglie hanno controllato oltre 62.000 mezzi e circa 90.000 persone. Costanti gli sforzi profusi dai carabinieri del Pesarese nel contrasto dei reati riferibili alla violenza di genere. In questo settore è stato attivato il codice rosso in 152 occasioni e 115 sono state le denunce di maltrattamenti contro familiari o conviventi. In 23 casi sono state denunciate anche lesioni aggravate. Massima attenzione, dice il colonnello Cirtoli, anche per le truffe agli anziani. L'impegno nostro maggiore è quello per le truffe agli anziani, che ci sono sempre, quelle purtroppo, ed è sempre più difficile perché sono sempre più attenti chi sono gli autori di questi reati. Al tempo stesso anche gli interventi nostri per quelli che sono femminicidi, atti persecutori, diciamo, come è stato il primo premio, diciamo, riconosciuto a chi ha fatto le indagini, che ha svolto le indagini per l'omicidio di Anastasia di 2 anni fa di Fano. È significativo del nostro impegno. Logicamente, fortunatamente, non ci sono episodi, diciamo così, tutti i giorni di questa gravità, però vi assicuro che tutti i giorni facciamo interventi per dissidi familiari, per atti persecutori, per maltrattamenti in famiglia, a qualsiasi ora, a qualsiasi momento. Non ci sono proprio neanche differenze di livello sociale delle famiglie. È purtroppo una piaga sociale che riguarda un bel numero di famiglie, e questo è l'impegno nostro, come insieme a tutte le altre forze di polizia.